Allora, visto che hai fatto un enorme successo, non solo a Castelfranco, ma sei andato oltre. Eh sì, Frontiera non lo so, ma oltre sì. sicuramente abbiamo cambiato il mondo, ma non il mondo, non tutto il mondo che ognuno che ha c'è dentro ogni persona come noi, e, anzi, non esiste un noi e un loro, ma sono veramente siamo tutti diversi, come io sono un po' più alto e tu sei un po' più basso. Credo che però c'è da riflettere molto su che cos'è la vera autonomia, perché se da un punto di vista è quella che dice Ban Ki-moon su avere una famiglia, avere una casa propria. Dall'altra parte credo che, e Giovanni mi ha fatto riflettere sul fatto che la vera autonomia non è tanto questa, ma è quella di essere liberi e non essere schiavi di cose Allora materiali. andiamo a Ginevra, all'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Certo che ci andiamo, Ban Ki-moon, ti aspetto. Lui ha avuto la capacità di farla emergere, di dargli un contorno dignitoso, anzi più che dignitoso, ma credo che appunto siano tante le cose che sono appena sott'acqua e che credo che sarebbe utile nel tempo riuscire a farle ulteriormente emergere, perché ragazzi sensibili, capaci, disponibili, ce ne sono molti e io li vedo in tutte le cose che abbiamo fatto. È nostra intenzione il 29 sera, il 29 aprile sera, aprire la scuola ai studenti, ai genitori, a quanti fossero interessati, non tanto per presentare questa cosa, perché credo che ormai sia dominio pubblico nazionale, l'evento, ma per creare situazioni in cui si possa ragionare e discutere con l'autore e con altri di quali sono le motivazioni che hanno portato alla realizzazione del prodotto e soprattutto così ragionare e riflettere su quanto sia possibile lavorare con i ragazzi per far emergere quello che hanno dentro.